Cari fratelli e sorelle, un saluto e un augurio a tutti e a ciascuno in questa festa di San Francesco 2022. È un giorno sempre molto bello, il 4 ottobre, e quest'anno non possiamo non celebrarlo senza pensare al grido di pace che sale dal mondo verso Dio. È il grido di tante donne, di tanti uomini, di moltissimi piccoli, di tante vittime della violenza. Francesco è stato al suo tempo un uomo di pace e ha ricevuto dal Signore il mandato di augurare a tutti la pace, sino a diventare lui stesso un segno vivente di questa pace. Francesco e la pace, ne abbiamo parlato tante volte. Quest'anno parlare di San Francesco e della pace vuol dire continuare a credere ostinatamente, nonostante tutto, che la pace è possibile, come ha fatto Francesco d'Assisi lungo tutta la sua vita. La pace non è un progetto umano, politico, fatto a tavolino, è piuttosto l'insieme, il frutto di tanti gesti di perdono, di incontro, di rifiuto della violenza e dell'eliminazione dell'altro, soprattutto dei più deboli. La pace chiede che ci lasciamo educare a pensieri e ad azioni di pace e di riconciliazione, per accorciare le distanze, per abbattere i muri. La pace non è solo assenza di conflitto, bensì costruzione di percorsi, di umanità nuova, di bene, di perdono. Francesco lo ha fatto e noi vogliamo con lui imparare a farlo. Oggi è possibile, in questo spirito e con tanta gioia, a tutte e a tutti, buona festa di San Francesco e pace e bene.